Ciao e benvenuto o benvenuta nel mio canale YouTube. O bentornato o bentornata se mi segui da tempo e hai visto e apprezzato i video che ho girato in tutti questi anni. Il 2021 è stato un anno molto intenso per certi versi, un anno di crescita familiare, in quanto è nato il mio secondo bambino, Leonardo, e anche professionale, perché assieme ad Alessandro, mia dolce metà, amore della mia vita e marito, abbiamo aperto i battenti della Valdi Group SRL, la nostra SRL di cui l'agenzia editoriale Editor Romanzi, che da semplice blog letterario è diventata un'agenzia con dipendenti, editor junior alle mie dipendenze, ha preso vita. Quindi ci stiamo ingrandendo e lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto tuttora per riuscire ad aiutare il più possibile gli aspiranti romanzieri o i romanzieri già in carriera a continuare ad essere sul pezzo, si direbbe, no? In un gergo ormai non più giovane, ma giovanile. Quindi continuare con tutte le loro forze a contribuire a rendere un mondo migliore attraverso la letteratura. Oggi voglio iniziare questo video un po' per riprendere contatto con tutte le persone che mi seguono e che mi seguono sui vari social. Mi avete chiesto a gran voce di riprendere a fare video. Io non è che non l'ho fatto finora per mancanza di volontà o per spocchia, non l'ho fatto perché avevo davvero un tempo molto risicato e molto poco, molto limitato per comunicare anche con questo formato. Da oggi riesco a dedicare di nuovo del tempo, nonostante insomma le prime vicissitudini anche di salute di questo 2022 che mi ha regalato anche il Covid e pur delle strascichi da Covid, ma questa è un'altra storia. In questo video voglio parlarti di un tormentone dell'anno passato, e cioè del film d'animazione, l'ultimo film d'animazione della Disney, che è Encanto. Sono sicura che ognuno di voi ha canticchiato dentro di sé la canzone Non si nomina Bruno, appena ho nominato il titolo del cartone, e che per ovviamente esigenze di natura genitoriale ho dovuto vedere. No, scherzo, ovviamente l'ho visto più perché lo volevo vedere io che per farlo assaporare ad Enrico, che al momento è l'unico dei nostri figli senziente parlante e quindi in grado di comprendere un cartone animato dall'inizio alla fine. Voglio parlare di Encanto, non tanto perché voglio fare una recensione su questo film d'animazione, tra l'altro premiatissimo, che ha vinto un sacco di premi, proprio Golden Globe, eccetera, quindi ti esorto a recuperarlo se non l'hai ancora visto, ma per fare una brevissima riflessione sul perché il film d'animazione Encanto ci ha stupiti così tanto, ci è piaciuto così tanto. Quante cose ci sono nascoste sotto testi, nascosti e simbolici ci sono da sempre nei film della Disney. In epoche passate anche sottotesti non del tutto positivi, insomma, ma per fortuna con l'avanzare del tempo anche qui i messaggi dei cartoni della Disney si sono ovviamente adeguati all'avanzamento e anche al miglioramento di certe condizioni, che sia la narrazione di genere, gli stereotipi o appunto condizione come in questo film Encanto, l'importanza di una collettività e di una famiglia, dell'unione di una famiglia, chiunque siano i suoi partecipanti, le persone che la compongono, ecco, i suoi componenti. Encanto però non è solo questo. Encanto è anche un bellissimo film che, al di là dell'intrattenimento puro, che ti assicuro essere un film bellissimo e passerai assieme a questa storia un'ora e mezza circa, molto, molto, molto bella. Quello che davvero ti esorto a verificare a livello tecnico durante la visione di Encanto è la grandissima capacità che la Disney ha avuto nel creare una saga familiare video. Ora, l'aveva già fatto questo in precedenza con Coco, anche se Coco è meno una saga familiare, perché in effetti la famiglia è un po' il pretesto perché la storia inizi e perché il nostro Miguel, il protagonista, il piccolo, il bambino, insomma, che vuole a tutti i costi fare musicista nella vita, faccia il suo percorso di evoluzione fino a modificare alcune convinzioni limitanti della sua famiglia, del suo genus, della stirpe da cui proviene. In Encanto invece troviamo un livello successivo, un momento in cui il mercato editoriale è saturo o comunque richiede tanto a livello di
narrazioni, le saghe familiari, pensiamo alla moda, insomma, che la stessa Ferrante ha inaugurato, per poi, ma non è che sia stata proprio la prima, ecco, a farlo, che poi ha fatto seguire tutta una serie di altri romanzi di pregio, che sono saghe familiari, Lune di Sicilia e quant'altro, arriva ovviamente da Disney la loro saga familiare per eccellenza, che è Incanto. Questo cartone racconta le gesta della famiglia Madrigal, e in particolare tramite ovviamente il punto di vista di una protagonista, di un'eroina, in questo caso Mirabelle, una delle componenti della famiglia, che ha una particolarità, e ti sto a spiegare cos'ha perché è giusto che tu lo vada a guardare. Voglio solo fare una riflessione molto breve su come progettare la struttura di una saga familiare. Da quando, diciamo, Elena Ferrante ha lanciato di nuovo la moda della saga familiare, o l'ha lanciata all'italiana maniera, perché di saghe familiari è pieno il mondo della letteratura ovviamente mondiale, però in Italia una così ben fatta, ben scritta non era ancora nata, devo dire, o comunque non nei tempi recenti, c'è stata una gara a scrivere saghe familiari da parte degli aspiranti romanzieri, pensando di potersi inserire giustamente in un filone anche in questo momento che attira molto, molto pubblico. Molti lettori appassionati di saghe familiari. Devo dire che questo ha portato alcuni aspiranti romanzieri a scrivere delle cose che saghe familiari non sono, ma sono memorie buttate lì di cose che sono accadute alle loro famiglie senza un nesso logico di nessun tipo. Consiglio a chi desidera scrivere una saga familiare la visione di Encanto. Perché? Perché questo ci permette di fare questo tipo di ragionamento tecnico. Una saga familiare che funziona in un certo modo deve avere di solito, o almeno lo funziona per la Disney, due caratteristiche fondamentali. La prima è un viaggio dell'eroe ben preciso e ben progettato di un protagonista, di un membro di questa famiglia, che si prende, diciamo, la responsabilità di raccontare e narrare quello che accade alla famiglia, o che è accaduto o che accadrà alla famiglia in un dato lasso di tempo. La seconda cosa importante che serve per progettare una saga familiare è la progettazione del mondo narrativo. In questo caso la saga familiare di Encanto, insomma la visione di Encanto, sarà preziosa perché ti mostrerà come ragionare di sovramondo, sottomondo e di mondo ordinario, cioè di come riuscire a progettare non solo la stirpe, quindi il genos, cioè la famiglia che traina la storia all'interno della saga familiare, che può essere ovviamente non per forza deve essere tutte le generazioni della famiglia, a meno che questa famiglia non abbia un inizio e una fine, un po' come i Buendia in Cent'anni di solitudine, quindi ci sia un inizio della stirpe e una fine della stirpe con la chiusura poi del romanzo. Ma se noi vogliamo andare a focalizzarci su un periodo particolare della famiglia, dobbiamo ovviamente ragionare a livello temporale, identificare il nostro periodo temporale e poi ragionare in questo periodo temporale in cui la famiglia ha questo tipo di evoluzione, di trasformazione, perché sempre accade, no? E la storia dei Madrigal ce lo dimostra. Cosa accade? In che modo l'emanazione, quello che accade a questa famiglia è emanazione anche per la società, il mondo in cui questa famiglia vive e opera e si mostra, appunto, con proprio anche una funzione sociale, ok, nel luogo di appartenenza. Quindi questi sono due dei grandi insegnamenti che una saga familiare fatta a video, film d'animazione, di semplice visione, di semplice anche da godere, insomma, di un godimento semplice, no? La visione di un cartone è sempre bella perché comunque rende semplici dei concetti molto difficili. Fa capire come in realtà la saga familiare, quella che davvero funziona, è proprio la somma di queste due grosse componenti. Il viaggio dell'eroe del singolo, che attraverso cui accade la modifica e il cambiamento all'interno di tutto il genos, cioè della stirpe, e il modo in cui la stirpe in quel contesto è radicata, porta valore, oppure è invisa dalla società in cui opera e vive. Ti consiglio la visione di questo film d'animazione, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti sotto al video, e se hai degli altri suggerimenti o delle domande sul genere saga familiare, non esitare a farmele, perché sarò lieta di risponderti in altri video successivi.